Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi su Opinione di Luzio. Vi voglio portare alla cronaca, ho alle ore 24 precise, spaccate di questo giorno, e la città ve la dirò alla fine come sempre, una notizia diciamo che riguarda il mondo del fumetto. Sì, è il nostro grandissimo personaggio Diabolik che esiste ed Eva e la sua compagna Eva Kant, che esistono dagli anni 60, logicamente. Sono molto affezionato a questo fumetto perché lo trovo un fumetto che logicamente è molto politicizzato, naturalmente, per quello che erano i temi che va a toccare nel tempo e che sono molto attaccati all'attualità del tempo stesso del fumetto. Si è partiti nel fine anni 60, logicamente, dalle grandi battaglie del diritto di lavoro, alle battaglie per il divorzio, alla battaglia per l'aborto, si è passata anche anticipando i tempi che ancora non si è concretizzato niente sull'eutanasia, ad altre battaglie, fino a poi arrivare negli anni 80 e anni 90, alle battaglie che si fa contro la droga, a quello che riguarda il mondo multietnico, quindi contro l'odio razziale, a fare campagne quindi anche contro la mafia. E quant'altro, insomma, quindi anche è sensibilizzato anche sul mondo del terrorismo, logicamente. Quindi questo per farvi una scaletta di quello che sono stati i vari temi toccati a livello storico, dalla fine degli anni 60 fino al giorno di oggi. Questo viene dimenticato che logicamente Diabolik, ai tempi storici in cui si era inserito nella stampa, logicamente si era riempito di denunce, è stato più volte tolto dalle edicole, è stato più volte bandito, quindi logicamente che non poteva essere più divulgato come fumetto. Pensate un po' a quei tempi cosa si faceva. Poi perché propagandava queste battaglie sociali che a quei tempi c'era un fermento proprio di piazza, a differenza di oggi che si parla di fermento, ma si parla solo di chiacchiere, logicamente. Hanno fatto anche un film con Diabolik che non rispecchia molto il fumetto, è molto carino, se andate a vedere, nel 69 l'hanno fatto, però, e hanno speso anche una barcata di soldi, tipo 285 milioni hanno speso. Però logicamente questo adesso non è di cronaca per quello che ci hanno speso, perché ci hanno creduto molto in questo fumetto, perché potesse portare alla ribalta come anche il mondo della fumettistica potesse entrare a far parte, comunque sia, entrando in tutte le case, anch'esso di lanciare dei messaggi, a lanciare delle contestazioni, logicamente, del risalto come si dovesse slegare da vecchi concetti che ci portiamo dietro da una vita, insomma. E quindi magari antistorici per quello che è il momento, per quello che è la crescita della società, che si presuppone che col tempo ci sia, insomma, ma purtroppo, ahimè, si ricadono sempre negli stessi calderoni, si ritorna sempre a ritroso nel tempo. Quindi io difendo Diabolik e Eva Kant, cerco di farvi e vi voglio portare, andarvelo a prendere nelle edicole, perché è un bel fumetto, fatto bene. Molto bello le storie, magari i disegni sono così, però logicamente si portava anche molto la sfera anche sessuale, queste cose qua, insomma, cose che negli anni 60 il nudo già non veniva accettato nemmeno quello, ovviamente. È stato anche uno di quei motivi che è stato bandito. Io voglio portare solo questo come notizia di quello che si faceva negli anni 60. Oggi per censurare si fa, insomma, si fa vedere tutto e però alla fine cade che tutto non è importante più, perché logicamente portando alla risalto tutto, logicamente si perde poi la consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, perché nel calderone si butta talmente tante cose, milioni di cose, questo fa questo, quello fa questo, questo fa quello, non c'è a livello direzionale una presa di scelta ben delineata, insomma, che ognuno fanno finta che fanno parlare tutti, ma poi in realtà chi tira le redini delle cosiddette marionette che vanno a parlare nelle televisioni o nella stampa o in quant'altro o nelle radio sono sempre telecomandati dalla stessa cerchia di potenti, insomma, né più né meno, insomma. E Diabolik però ancora esiste, lo possiamo trovare nel come ho detto nelle varie edicole, nei giornalai, andatevelo a comprare, andatevelo a girare, se magari avete due soldi, investirei a cercare
anche le ristampe dei primi fumetti che ha fatto negli anni 60 e negli 70 e portarne esempio, insomma, che era un bel avanguardista a livello di temi da toccare, temi scottanti che non piaceva parlare quei tempi, e in effetti veniva censurato. Adesso non si fa altra censura, insomma, si fa la censura opposta, cioè si fa parlare tutti in modo tale che tutto la gente dopo si stanca, si sente tante campane, si sente parlare tutto, si sente parlare qualsiasi cosa, di tutte le scemenze possibili, immaginabili, e stupidaggini e quant'altro, insomma. Era solo per delineare a livello storico di questo bel fumetto Diabolica e Vacante. Non c'è nessuna grande protesta, nessun pizzico di salti e di ironia che volevo portare alla luce, se non il risalto che quello che Diabolik ha vissuto nella sua pelle, comunque sia, non ha dato la possibilità di poter continuare ad esistere, ma logicamente sono finiti quei tempi, insomma. Non dà più fastidio Diabolik, ci dovrebbe far riflettere questo, non ci dà più fastidio Diabolik con i suoi temi che portava in luce. Andatevelo a leggere il fumetto. Non è un fumetto qualsiasi che parla di un ladro, ma anzi, c'è un qualcosa in più, insomma, in quel fumetto. Andatevelo a leggere, ragazzi. Arrivederci, siamo sempre a Senigallia.